Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega e Nick Seiri. La paura in agguato di H.P. Lovecraft. Lettura di Libri in pillole. Illustrazione di Sara Pelagalli. Per giorni, dopo la terribile esperienza nella casa circondata dalla foresta, rimasi esausto nella camera d'albergo a Leffers Corner. Non ricordo esattamente come raggiunsi l'automobile e tornai inosservato al villaggio, perché le sole cose che mi siano rimaste impresse sono gli alberi giganteschi, i feroci brontolii di tuono e le ombre infernali sulle montagnole che punteggiavano la regione. Tremavo e tentavo di arrivare a una conclusione su quell'ombra terribile, convinto di aver assistito a uno degli orrori supremi della terra. Apparteneva all'ignoto. Era una di quelle minacce senza nome che a volte ci pare di sentir grattare ai confini dello spazio, ma da cui, per fortuna, la nostra visuale limitata ci garantisce una misericordiosa immunità. Non osavo analizzare o identificare l'ombra che avevo visto, ma sapevo che qualcosa si era frapposto fra me e la finestra e tremavo tutte le volte che non riuscivo a vincere la tentazione di pormi delle domande. Se solo avesse ringhiato o abbaiato o riso istericamente, sarebbe stato un sollievo rispetto alla sua totale estraneità. Ma era silenziosa e aveva posato un braccio pesante o una gamba sul mio petto. Quindi era un essere organico, o lo era stato. Jan Martens, di cui avevo profanato la stanza, era seppellito nel cimitero vicino alla casa. Dovevo trovare Bennett e Toby, ammesso che fossero ancora vivi. Perché aveva scelto loro, lasciando me per ultimo? Il sonno è così opprimente, i sogni così orribili. In breve mi resi conto che dovevo raccontare la mia storia a qualcuno, o sarei impazzito completamente. Avevo già deciso di non abbandonare le ricerche, perché nella mia ignoranza ritenevo che l'incertezza fosse peggiore della verità, per orribile che questa potesse rivelarsi. Decisi perciò di fare alcuni passi, scegliere un confidente e tornare sulle tracce dell'essere che aveva cancellato due uomini dalla faccia della terra, proiettando un'ombra da incubo sul camino. Le mie uniche conoscenze a Leffers Corners erano i giornalisti, alcuni dei quali erano rimasti a cogliere l'eco finale della tragedia. Avrei scelto il mio collega fra loro e, pensandoci, decisi per un certo Arthur Monroe. Era un uomo magro e bruno di circa 35 anni e aveva una cultura, un gusto e un'intelligenza tali da non renderlo schiavo di idee o pregiudizi convenzionali. Un pomeriggio dei primi di settembre, Monroe ascoltò la mia storia e mi accorsi fin dall'inizio che era attento e interessato. Quando ebbe finito, ne discusse con grande capacità di giudizio e concluse con un consiglio che consisteva nel non avventurarci in casa Martens fino a quando non avessimo raccolto maggiori informazioni sul luogo e sulla sua storia. Per sua iniziativa passammo al setaccio le campagne, alla ricerca di tutto ciò che riguardava la terribile famiglia olandese, e trovammo un uomo che possedeva un illuminante dizionario ancestrale. Parlammo a lungo con gli abitanti dei villaggi che non erano fuggiti altrove per paura del mostro, e decidemmo di far precedere il nostro compito principale, un esame approfondito della casa alla luce della sua storia particolareggiata, da un'esplorazione dei luoghi legati alle varie tragedie di cui parlavano gli squatter. All'inizio i risultati delle nostre ricerche non sembrarono molto significativi, ma comparandoli riuscimmo a stabilire una tendenza comune. Le orribili morti si erano verificate quasi tutte nel circondario della casa o in tratti boscosi a essa collegati da un intrico di vegetazione. Naturalmente c'erano le eccezioni. La tragedia che aveva impressionato la nazione
era avvenuta in un villaggio lontano sia da casa Martens che dalla foresta. Per quanto riguarda la natura dell'assalitore, i poveri abitanti delle capanne erano troppo spaventati e superstiziosi per fornire informazioni coerenti. Nella stessa frase potevano definirlo un serpe, o un gigante, un diavolo del tuono, o un pipistrello, un avvoltoio, un albero in grado di camminare. Come ipotesi assumemmo che fosse una creatura vivente ed estremamente suscettibile alle scariche elettriche dei temporali. Una parte dei racconti la voleva dotata di ali, ma la sua avversione per gli spazi aperti rendeva più probabile la teoria di un mezzo di locomozione terrestre. L'unico fatto incompatibile con questa idea era l'estrema velocità con cui la creatura doveva aver viaggiato per compiere tutti i misfatti che le erano attribuiti. Approfondendo la conoscenza degli squatter, scoprimmo che erano simpatici da molti punti di vista. Una razza di sempliciotti che scendevano la china dell'evoluzione a causa di un estremo isolamento e dell'avversa ereditarietà. Benché temessero gli estranei, poco a poco si abituarono a noi. E alla fine, quando esplorammo i boschi e abbattemmo i divisori della casa in cerca del mostro, ci furono di grande aiuto. Quando chiedemmo loro di aiutarci a trovare Toby e Bennett, sembrarono profondamente addolorati. Avrebbero fatto di tutto per darci una mano, ma sapevano che quelle povere vittime erano scomparse definitivamente, come era già accaduto alle loro. Presto ci convincemmo che il numero di persone uccise era stato grandissimo e che gli animali erano stati sterminati. Ci aspettammo dunque, col cuore in gola, altre tragedie. Verso metà ottobre ci stupì la totale mancanza di progressi. La maggior parte delle notti erano state limpide e non erano avvenute altre aggressioni. Le ricerche che avevamo condotto nei boschi e in casa Martens si erano rivelate infruttuose e ci facevano tornare alla teoria che il pericolo fosse costituito da un agente immateriale. Temevamo che il freddo avrebbe messo fine una volta per tutte alle nostre ricerche, poiché tutti concordavano che d'inverno il demone fosse relativamente tranquillo. Con ansia e disperazione esplorammo un'ultima volta di giorno il villaggio su cui si era abbattuto l'orrore e che le paure degli squatter avevano reso deserto. Era uno sfortunato agglomerato di capanne senza nome e sorgeva in una valletta riparata, sebbene priva di alberi, fra due cime che si chiamavano Cone Mountain e Maple Hill. Era più vicino a quest'ultima e alcune delle capanne più rozze non erano che tane ricavate sul fianco di una montagna. Geograficamente si trovava 3 chilometri a nord-ovest della base di Tempest Mountain e a quasi 5 chilometri dalla magione cinta di querce. Di questa distanza, oltre 3 chilometri, erano aperta campagna. La valle aveva un fondo piuttosto regolare, salvo per la presenza di balze che somigliavano a serpenti, e la vegetazione era costituita da erba e piante selvatiche. Considerata la topografia della zona, concludemmo che il demone poteva essere arrivato solo da Cone Mountain, il cui prolungamento meridionale era coperto dal bosco e arrivava a pochissima distanza dallo sperone più occidentale di Tempest Mountain. Il misterioso cedimento del terreno era dovuto a una frana che doveva essersi originata a Maple Hill, dove il fulmine aveva schiantato un albero secolare e attirato il mostro. Per la 20ª volta Arthur Monroe e io esplorammo ogni centimetro del villaggio e provammo un certo scoraggiamento connesso a nuove e indefinibili paure. Era assolutamente straordinario, anche in un momento in cui i fatti paurosi e straordinari sembravano all'ordine del giorno, imbattersi in una scena così priva di indizi. Ci muovevamo sotto il cielo di piombo che andava facendosi sempre più scuro e provavamo quel tragico senso di inquietudine che deriva dalla necessità d'azione frustrata. Svolgemmo le nostre indagini con la più grande scrupolosità, entrando in ogni capanna e in ogni rifugio ricavato sul fianco della montagna. Cercammo eventuali cadaveri e perlustrammo ogni palmo di vegetazione per scoprire caverne e passaggi sotterranei, ma senza risultato.
e tuttavia eravamo oppressi da vaghe paure, come se giganteschi grifoni dalle ali di pipistrello ci spiassero invisibili dalla cima delle montagne e si beffassero di noi, con sguardo di creature allevate nell'inferno e consapevole degli abissi che si spalancano fra noi e l'ignoto. Con l'avanzare del pomeriggio diventava sempre più difficile vedere, e sulla cima di Tempest Mountain cominciarono a rombare i tuoni. La cosa ci elettrizzò, anche se non come di notte. Speravamo che il temporale durasse fino a sera, e con quella speranza lasciammo il villaggio devastato e andammo a cercare manforte tra gli squatter delle comunità vicine. Per quanto spaventati, alcuni tra i più giovani si fidarono della nostra guida protettiva e ci promisero aiuto. Ci eravamo appena incamminati che si scatenò un acquazzone torrenziale e dovemmo assolutamente cercare riparo. L'estrema, quasi notturna oscurità del cielo ci costringeva a procedere alla cieca, ma, guidati dai fulmini e dalla nostra minuziosa conoscenza del villaggio, guadagnammo la capanna meno sconquassata, un'eterogenea combinazione di assi e travi, la cui porta ancora esistente e la singola finestra guardavano Maple Hill. Ci chiudemmo la porta alle spalle per tener fuori vento e pioggia, e poi tirammo le rudimentali imposte che avevamo localizzato nelle precedenti ricerche. Era avvilente star seduti su quattro casse traballanti al buio, ma ci consolavamo fumando la pipa e accendendo di tanto in tanto le lampade tascabili. Dalle fessure nelle pareti balenava il fulmine, e il pomeriggio era così scuro che la luce sembrava estremamente vivida. Quell'attesa nel temporale mi ricordava l'orribile notte su Tempest Mountain. Mi feci di nuovo la domanda che mi assillava da quando era avvenuto l'orrore, e mi chiesi perché il mostro, avvicinandosi al nostro gruppo dalla finestra o dall'interno della casa, avesse afferrato i due uomini ai lati e lasciato me per ultimo. Comunque, era stata quella la mia fortuna, perché un tuono più forte degli altri l'aveva spaventato e indotto ad allontanarsi. Ma per quale ragione non aveva afferrato le vittime nell'ordine naturale, con me per secondo? Da qualunque parte si fosse avvicinato, sarebbe stata la cosa più logica. Con che razza di tentacoli predava? O aveva capito che io ero il capo e mi aveva risparmiato per un destino peggiore di quello dei miei compagni? Mentre così riflettevo, un fulmine terrificante, che pareva orchestrato per sottolineare le mie domande angosciose, si schiantò vicino a noi con un rumore di terra che franava. Nello stesso momento il vento crebbe a un'intensità infernale. Eravamo certi che l'albero solitario su Maple Hill fosse stato colpito di nuovo, e Monroe si alzò per andare alla finestra e accertare i danni. Non appena ebbe scostato le imposte, pioggia e vento irruppero nella capanna urlando. Non riuscii a capire quello che diceva, ma aspettai che desse un'occhiata all'esterno e cercai di valutare da solo l'esito di quel pandemonio. Poco a poco il vento si calmò e l'oscurità si disperse, annunciando la fine del temporale. Mi ero augurato che durasse fino a sera per aiutarci nelle ricerche, ma un raggio di sole entrò da una fessura e mi fece abbandonare quella speranza. Dissi a Monroe che sarebbe stato meglio avere un po' di luce, anche a costo di far entrare la pioggia. Quindi aprì la porta. La terra fuori era un impasto di fango e pozzanghere, e in buona parte era franata dopo il fulmine. Ma non vedevo niente che giustificasse l'interesse del mio compagno, che continuava a spenzolarsi in silenzio dalla finestra. Andai verso di lui e gli toccai la spalla, ma non si mosse. Poi, mentre scherzosamente lo scuotevo, mi sentii afferrare da una paura paralizzante le cui radici affondavano nella notte del passato ancestrale, o meglio, nell'abisso senza fine al di là del tempo. Perché Arthur Monroe era morto, e su quello che restava della testa maciullata non c'era più faccia.